credo martedì. Correggetemi se sbaglio. Allora, mi sono alzata presto, però vi dico la verità, dormo un altro paio di ore. Ho pulito il tappeto della cucina perché Violetta sta fuori, ma ha il permesso di entrare in cucina e riempie tutto di peli, quindi l'ho lavato con aceto, bicarbonato e detergente, quello atossico per gli animali, e si sta asciugando là. Poi ho lavato la scopa e la paletta perché qui, essendoci il giardino sul quale va piantato, seminato di nuovo il prato perché Violetta l'aveva completamente arato, praticamente lei porta in cucina la terra. Quindi ho lavato mocio, che poi qua non si usa, però io lo uso, ho lavato la cucina col mocio, shh, non ditelo a nessuno. Ho fatto l'impasto per i pancake. Ora questo è il pancake zero. Pancake ovviamente rivisitati e corretti. Ci vedete un po' di pepe, un po' di grana, un po' di limone. E sto bevendo il mio caffè. Ieri ragazzi ho fatto in tutto 161 km. Oltre a pulire casa, ho anche avuto un appuntamento di lavoro, però sapete che non parlo più per ora di cose di lavoro qui, perché finché non sarà tutto risolto con la legge, non mi va di raccontare i cazzi miei, anche se non ho assolutamente nulla da nascondere. Però ancora ogni tanto vedo qualche deficiente, che adesso l'ultima moda è dire che sono una ex uomo diventata donna, ma lasciamoli dire, ragazzi, lasciamoli dire, mi fanno compassione. Allora, vediamo la consistenza di questo. Ovviamente gli altri pancake sta in frigo a riposare il preparato, sono diversi da questo. Devo rispondere a un sacco di commenti. Oggi provo a installare il computer, anche se io ho tutto un sistema per proteggere soprattutto le diete che sono criptate perché erano andate ovunque tempo fa. E sinceramente, visto che ci impiego anche 8 ore a preparare una dieta, non mi va che qualcuno le prenda e le spacci per sue. Visto che purtroppo ho colleghi che le diete le prendono da Viversani e Belli e non scherzo. Senza fare nomi, senza fare riferimenti, però purtroppo è così. Sto fumando un mozzicone di sigaretto. Camionisti in trattoria. Ragazzi, io come mi poggio, crollo. Adesso la pelle, adesso non ho nulla in viso. La pelle è tornata morbida, l'unica cosa sono le occhiaie che sono ancora, diciamo, il contorno occhi è ancora tendente al giallo e molto segnato. Però ragazzi, sono stati 2 anni terrificanti, gli ultimi 3 mesi. Mi piacerebbe tanto andare a casa dai miei, stare una settimana, però mi sa che non è fattibile quest'anno. Si fa quello che si può e non quello che si vuole. E quindi bisogna adattarsi, no? Parlo piano perché ci sono ospiti. Tra l'altro, vi devo raccontare questa. Ieri sera mi sono messa a letto, non ho neanche cenato perché quando tornavamo indietro siamo passati a prendere un fascicolo da una ragazza che ha dei problemi con la maternità e il tutor è esperto in sindacati, cose del genere. Le servivano delle cose, vabbè, cavoli suoi. E praticamente il papà stava cucinando del pollo. Si è presentato con un piatto in mezzo alla sala con del pollo. Era stopaccioso però. Ho mangiato un mozzico, ma mi stavo soffocando. Ho mangiato mezzo bocconcino di pane così col prosciutto. E poi quando sono arrivata a casa ero troppo stanca. Sono andata direttamente a dormire. Infatti volevo fare la live ieri sera, ma mi sono addormentata. A un certo punto arriva il tutor. C'erano anche altre persone qua, amici suoi, boh. E mi dice: guarda che probabilmente il vicino di casa è morto. Come è morto? Dice, non lo so perché sento parlare dei discorsi, penso che sia morto. Rimango basita perché so che il vicino di casa ha avuto un'amputazione di gamba, ma fino all'altro ieri l'ho visto andare con la motocarrozzella, non so come si chiamano,
quei veicoli appositi. Mi ha detto: mi raccomando, domani mattina non fare casino, perché niente, mezz'ora fa vedo il tipo vivo e vegeto che sale sulla sua, io la chiamo moto carrozzella, ma non so come si chiama. L'ho sentito in un processo, Serra Orsola. Interessante, su RaiPlay si trova sto termine, motocarrozzella. È un veicolo adattato apposito che tranquillamente, vivo e vegeto, usciva come tutte le mattine. Vabbè, quindi dopo informerò. Ora ci sono 3-4 persone che dormono dentro casa. Io non chiedo niente perché già sono ospite forzata. No, scherzo, collaboro, ragazzi. Quando vado, lo sapete, avete visto anche nei video vecchi che quando vado a casa delle persone mi piace cucinare, mi piace pulire, mi piace rendermi utile perché così mi è stato insegnato. E adesso me ne andrò al mare, però ho troppo sonno, quindi finito il mio meraviglioso pancake zero, che in realtà questa è la versione quella con le sieroproteine. Gli altri che stanno in frigo non hanno le sieroproteine, sono pancake alleggeriti. Però mi chiedete cos'è quella musichetta nel programma? Sto usando un programma che si chiama YouCut. C'è scritto musica, io clicco e parte una musichetta, ma non mi chiedete perché. Io sono tecno lesa, ho rubato questo termine a qualcuno. Volevo anche dire, visto che sono qua al mare, quella ragazza, signora, la vedova nera, se mi vuoi mandare un WhatsApp, trovi il numero qua sotto, credo che sia nei contatti. Devo sistemare anche le impostazioni predefinite, più tardi attacco il computer. Però vi dicevo, tutto l'ambaradan per criptare le diete, eccetera, eccetera, ce l'ho confezionato a casa, quindi c'è solo il computer e il monitor. Però tanto adesso, in questo momento, non mi serve più che tanto la parte del lavoro. E niente, adesso aspetto che si asciughi il pavimento in cucina. Il tappeto ci mette un bel po' ad asciugarsi perché per togliere tutti i peli di violetta ci è voluta arte di penna, credetemi, arte di penna si dice, vabbè. Ho le allucinazioni acustiche. Ci sentiamo più tardi, poi vi rispondo a tutti. Sentite anche voi suonare un telefono, sì? No, giusto per non sentirmi del tutto pazza. Stavolta il caffè non presentava olio, ma presenta. Me ne sono anche versati addosso, vabbè. Ci vediamo più tardi, ragazzi. Ho bisogno di 15 giorni di sonno consecutivi. Buona giornata. Io mo ci riprovo a mettere una musichetta, ma non garantisco niente, schiaccio a caso. Buona giornata a tutti.